Che estate sarebbe se non ci fosse il Festival Euro-Mediterraneo di Altomonte? Si tratta di un evento, nato 31 anni fa, che in questi anni ha sempre proposto grandi spettacoli musicali e di teatro e appuntamenti di arte e cultura, accompagnati da degustazioni di prodotti tipici. Quest'anno il tema è paesaggi culturali. La frase che abbiamo messo sotto il manifesto è il paesaggio, un verso di poesia che crea se stesso, di Virginia Woolf. L'obiettivo è quello in questo momento di chiaramente andare sempre più verso il trasferimento delle conoscenze, ma anche il fatto di raccontare il più possibile un mondo, quello dell'arte, della musica, del teatro, che diventa valore aggiunto, patrimonio immateriale che si lega al patrimonio culturale materiale dei beni di Altomonte e che in tutto questo diventa una grande offerta turistica. Nonostante Altomonte sia commissariato, il commissario ha tenuto a non interrompere, anzi a valorizzare ulteriormente questa grande tradizione e anche ricchezza di uno dei borghi più belli d'Italia. Sin dal mio insediamento una delle prime cose di cui mi sono preoccupata è stata proprio la programmazione del festival, perché ritengo che sia per Altomonte un evento importantissimo per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, turistico, territoriale, insomma un evento che doveva essere fatto, perché come sapete Altomonte è uno dei borghi più belli, è tra i borghi più belli, è veramente un paesino splendido, io veramente ne sono innamorata. Il Festival Euro-Mediterraneo di Altomonte ha dedicato la sua apertura alla cultura. Nei primi giorni le mostre fotografiche e di pittura, gli appuntamenti con la poesia e la letteratura sono stati al centro dell'attenzione. Il racconto è traspaziando in questi giorni dalla fotografia, quindi alla pittura, alla letteratura e alla poesia. La poesia rappresenta il linguaggio dell'anima, quindi è proprio quello che in fin dei conti ci porta a raccontare le nostre storie. È lì che nasce proprio veramente la capacità dell'essere umano di raccontare se stesso, ma di raccontare il mondo che vede, il mondo anche che immagina. E allora la poesia è sicuramente la regina. Sono una quindicina i poeti che hanno preso parte alla rassegna, coordinati dalla poetessa e scrittrice Esperia Piluso. Ritengo che aver dato spazio alla poesia, che poi nella Valle dell'Estero, ma in tutta la provincia di Cosenza, è molto sentita. Ci sono qualcosa come 300 poeti e credo che sia una buona occasione per rilanciare anche la cultura letteraria che negli ultimi anni non ha avuto spazio in Calabria. Ma i primi giorni del Festival Euro-Mediterraneo, nei quali sono anche iniziate le riprese dei partecipanti al concorso video Chuck Weekend Paesaggi Culturali, hanno anche visto di scena diversi gruppi musicali impegnati nel Divino Jazz, un'altra delle rassegne storiche di Altomonte. Ecco le note dei The Liberator Jazz Trio. Siamo, io, poi c'è Carlo Cimino che è il bassista e Giacinto Maior che è il batterista. Questo progetto è basato fondamentalmente sull'improvvisazione. Per il caso specifico di stasera, trattandosi anche di una rassegna legata alla letteratura, quindi ai libri e ai romanzi, abbiamo pensato di trarre spunto da quello che è l'archetipo del romanzo, cioè dell'Odissea, quindi faremo una performance nella quale toccheremo una serie di punti nevralgici legati proprio all'esperienza di Ulisse. Tanta musica e anche divertimento per le migliaia di visitatori che hanno affollato Altomonte per vivere la magia della Notte Bianca nella notte di San Lorenzo. Un evento importantissimo che richiama un flusso turistico insomma notevole. E devo dire che stasera sono particolarmente soddisfatta. Avevamo un obiettivo ben preciso, cioè quello di regalare a tutti i visitatori, sia residenti ad Altomonte, sia turisti provenienti dai
comuni limitrofi, veramente una serata di divertimento, di svago, di spensieratezza, e speriamo di esserci riusciti con la collaborazione ovviamente non solo del direttore artistico ovviamente, con il quale abbiamo lavorato in perfetta sintonia, ma anche dei dipendenti comunali che mi hanno collaborato in tutto questo, le forze dell'ordine, associazioni di protezione civile. Abbiamo cercato di organizzare tutto al meglio, prevedendo anche un servizio navetta gratuito per raggiungere il centro storico, prevedendo tutte quelle misure di safety e security che sono importantissime anche per la sicurezza dei visitatori. Fino alle prime luci dell'alba, le incantevoli piazze e viuzze del centro storico sono state animate da street food, artisti di strada e band musicali. Anche la Notte Bianca di Altomonte ha seguito il tema del Festival Euromediterraneo, paesaggi culturali, creando occasioni per apprezzare il patrimonio artistico di uno dei borghi più belli d'Italia, con i musei ed i beni culturali aperti al pubblico per tutta la notte. Sono i paesaggi culturali e quindi anche il paesaggio culturale musicale. Parliamo della musica che va dagli anni 60, 70, 80 e 90, per cercare di fare un viaggio chiaramente nelle emozioni e soprattutto un viaggio nel bellissimo centro storico di Altomonte, che è il luogo adatto dove tutte le arti si possono rappresentare e quindi è il luogo dei paesaggi culturali. Questa è un'attrattiva che noi non dobbiamo farla perdere, la dobbiamo rinforzare sempre di più, dobbiamo continuare a fare la Notte Bianca a tema. Annuncio in anteprima che rifaremo i Catui aperti, li faremo per 3 giorni, dal 13 al 16 di dicembre, valorizzando e spolverando le grotte di Altomonte. Altomonte è una piccola materia, ragazzi. Il centro storico di Altomonte, davanti c'è una casa, però nel retro c'è una cibbia, c'è una iusterna, c'è una caverna, c'è una grotta, bellissima. E poi arriva il momento dei grandi eventi ospitati nel Teatro Belluscio. Ad aprire questa fase del Festival Euromediterraneo di Altomonte è stato l'attesissimo concerto di Noemi. Ciao a tutti, sono Noemi e vi mando un gigantesco saluto da Altomonte. Ciao! Sarà un autunno difficilissimo, sarà un inverno, sarà romantico. Il Teatro Costantino Belluscio ha portato in 31 anni i più grandi artisti italiani e internazionali, molti loro, e chiaramente abbiamo voluto aprire con Noemi, che rappresenta, secondo l'idea del tema di quest'anno dei paesaggi culturali, una persona in grado di attraversare il mondo dell'emozione, della musica, delle storie, portandoci in viaggi reali e immaginari. Allora abbiamo voluto cominciare con lei. E poi il tuo tour si chiama La Luna. Cosa c'è di meglio di un paesaggio illuminato dalla luna che ci porta a sognare? Non c'è più niente. Noemi, artista versatile e un po' rock, ha presentato il suo nuovo album dal titolo La Luna, regalando emozioni con i suoi successi musicali vecchi e nuovi, spaziando dal blues al country. Il Festival Euromediterraneo, come di consueto, è un evento che si apre su più fronti, dalla musica al teatro, con uno scopo ben preciso: mettere al centro dell'attenzione Altomonte, uno tra i borghi più belli d'Italia.
L'altro mondo chiaramente continua nel cercare di essere meta culturale, meta di turismo importante, non soltanto per la Calabria, ma penso che rappresenti comunque una perla nel panorama del Mediterraneo, e quindi chiaramente il paesaggio culturale che può rappresentare. Terra d'incontro tra due mari, Euro-Mediterraneo, Festival dei due mari, in tutti questi anni qualche volta ha cambiato, diciamo, denominazione, ma rimane quell'idea di Costantino Belluscio di essere il luogo di propulsione della cultura. La musica ha lasciato il posto alla comicità. Il Teatro Belluscio di Altomonte ha ospitato una divertente serata nel corso della quale Biagio Izzo, Mario Porfito e Francesco Procopio hanno messo in scena il Ferragosto di lavoro dei Carabinieri con la commedia Autovelox. Tante risate, ma anche attenzione alla vita reale. Come ormai pure i cinesi sanno, io non tralascio mai il sociale. Parliamo di carabinieri, quindi le problematiche, i loro mondi, i sacrifici che fanno sempre in prima linea, sempre alla protezione del cittadino, e quindi capiamo poi alla fine che i carabinieri sono delle persone serie e specialmente oneste. Sarà la batteria! Seva a batteria. Seva a batteria. Seva. Seva, seva, ma con l'ugliare. Seva. Ma come cazzo va a batteria? Seva è imperfetto del verbo essere. Seva a batteria. Era. Ah, era. Seva. Seva. Ah, ma va. Mica è morta a batteria. È truccuzzata. E perché sei niente? Perché lo lasci in alloggia! Ma che fate mia moglie? Madonna, ma Marisciano, ora non fate la moglie e sta qui nei corni. Ma manca te non coraggio la cara, insomma, mannaggia, no, ma c'è il 15 agosto, c'è un papà sentato a 500 metri della felicità, ha già staccato, ha già sopportato il cuore, dice, ah, non sarà moglie! Io ho finito la macchina, abbiamo avuto ieri le vite, ma ci ha ubriacato, non ci sono. Saluto! Allora, vai, mi sei in servizio! Faccio il suo servizio e vengiamo. A metà agosto si può anche fare un primo bilancio sul gradimento del Festival Euro Mediterraneo. Devo dire che sono abbastanza soddisfatta, perché insomma tutte le manifestazioni stanno riscuotendo tanto successo. Abbiamo tanta partecipazione, molto coinvolgimento sia dei cittadini di Altomonte sia dei turisti. Io voglio un uomo forte. Cioè io voglio un uomo coi peli. Io non mi chiedo di ingiuriare. Ah, che bella. Giuro? Quei peli. Io non mi chiedo di ingiuriare. Se me lo merito, e sicuramente me lo meriterò, voglio un uomo che all'occorrenza mi dire anche picchiare. Oh. Ah. No. Lo si sposo con te, ti metto un cannello, ma ti vanno a fare spesso al supermercato. Oggi dopo togli il cuore che l'altro va a terreno marci e poi tu riesci a casa che a te ti fanno pezzo perché sei un chiacchio. Confusione sarà per...
l'emozione e cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo. E vola, si sa, sempre più in alto si va. Ed ecco Gabriele Cirilli che tra il serio e il facetto ha raccontato anche molto della sua vita, conquistando il pubblico di Altomonte, un vero one man show che lo ha reso protagonista sul palco del Festival Euro Mediterraneo. Sono messo a letto, ho guardato mia moglie e gli ho detto: amore mio, parliamo di cose serie, dai. Dunque, se io potessi scegliere, preferirei morire dormendo. E lei mi guarda e mi fa ninna nanna ninna. Lo spettacolo si chiama Hashtag tale quale a me. Perché hashtag? Intanto perché io attraverso il mio telefonino, ormai io c'ho Instagram, c'ho Facebook, tutto grazie a mio figlio, c'ho Twitter, quindi i miei hashtag li aprirò al pubblico e attraverso foto che sono nel telefonino commento le mie foto, quindi ne usciranno fuori dei monologhi, delle canzoni, degli sketch, delle pochad, qualsiasi cosa che fa ridere. Ci sono dei momenti di riflessione, però insomma è uno spettacolo che ha avuto successo veramente dappertutto e non poteva che chiudere in un posto così bello, 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 bello. Digitando un codice, se c'hai la casa digitale, riesci a distanza ad alzare le serrande, accendere la televisione, innaffiare le piante, cucinare un pollo. Roba che se te sbagli a digitare PIN, torni a casa che hai cotto i gerani, hai annaffiato la TV e trovi il pollo che sta per chiudere la serranda da solo. Gabriele Cirilli tornerà presto ad Altomonte perché farà parte di un innovativo progetto. È un crescendo di emozioni. Dopo Noemi e Izzo, Cirilli ci ha intrattenuto in maniera meravigliosa, ma soprattutto con lui abbiamo deciso, dopo aver fatto un giro per Altomonte, lui si è innamorato del paese, ha detto dobbiamo fare qualcosa insieme, quindi probabilmente tornerà, ci rivedremo a settembre per pensare a un progetto condiviso tra Sulmona e Altomonte, un progetto diciamo di teatro, ma soprattutto un progetto importante per le comunità. Barbera e champagne, stasera beviamo, per colpa del tuo amor, per colpa del mio amor, ai nostri dolori insieme. Ad esplorare uno degli aspetti più significativi della cultura musicale è stato il protagonista per eccellenza della storia della musica italiana, Giulio Rapetti, ovvero Mogol, in uno spettacolo teatrale musicale dal titolo Mogol racconta Mogol, da Lucio Battisti ad oggi. Un angelo caduto in volo, questo tuo sei. Cerco di spiegare il senso, perché c'è sempre un senso più profondo di quello che appare, no? Perché la gente percepisce il senso, ma a volte raccontando le motivazioni per le quali sono state scritte le gradisce molto, no? Perché poi io racconto la verità e cerco anche nei miei testi di dire la verità. Racconto fatti di vita, non fiction. Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare. Per quasi due ore la narrazione appassionata di Mogol è stata accompagnata da Monia Angeli alla voce e Stefano Nanni al pianoforte, che hanno eseguito i più grandi successi dello storico sodalizio musicale con Lucio Battisti e non solo. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. Mogol racconta Mogol, con canzoni, racconti ed emozioni, ha ripercorso la grande carriera del paroliere e ha ammaliato tutti gli appassionati della buona musica. È stata una serata stupenda e lui ci ha fatto fare veramente un tuffo nel passato.
e ci ha veramente fatto vivere dei momenti veramente emozionanti, molto emozionanti. Una serata spettacolare. Tra i paesaggi culturali del Festival Euromediterraneo di Altomonte c'è stato anche spazio per la commedia in vernacolo U Matrimonio, a cura dell'Accademia delle Arti e dello Spettacolo Aurora Sanseverino, scritta e diretta da Esperia Piluso. Una commedia che celebra le tradizioni culturali altomontesi del passato e che è stata molto apprezzata dal pubblico. Il Chiostro di San Domenico ha poi ospitato il tradizionale appuntamento con Altomonte Rock, curato da Giulio Pignataro. Poi è stata la volta di Fabrizio Moro. Il giovane cantante romano ha entusiasmato il folto pubblico del Festival Euromediterraneo di Altomonte per la sua musica, ma forse anche per il suo sangue calabrese. Non so se è la seconda o la prima terra, perché in realtà vengo da una famiglia di calabresi, quindi dovrebbe essere la prima, anche se sono nato a Roma. Ho trascorso talmente tanto tempo qui che mi sento quasi più calabrese che romano. Come faccio a svegliarmi ogni prima di avere fiducia? Come spento il dolore di una vecchia ferita che brucia? Dove c'è la forza di alzarmi appena caduto? Come faccio ad amare mio padre se non l'ho conosciuto? Dopo il successo a Sanremo e un ottimo piazzamento allo Eurovision Song Contest, il giovane cantautore, ma che ha già alle spalle una carriera ventennale, non ha certo deluso le aspettative dei suoi fans in un anno per lui molto fortunato. Fondamentalmente le classifiche lasciano il tempo che trovano. Non ho mai partecipato al festival o all'Eurovision. Ho registrato degli album per le classifiche. Credo che la gratificazione che è arrivata quest'anno è fondamentalmente perché c'è stato un sacco di tantissimo, un enorme affetto da parte del pubblico. E nel futuro di Fabrizio Moro potrebbe anche non esserci solo la musica. Ci sono tante cose che vorrei fare, su tutte, sai, ho sempre detto che sono innamorato del cinema, forse più della musica. Sono cresciuto con mia mamma, che è appassionata di cinema, da quando era piccolina mi faceva vedere insomma tutti i film di De Sica, di Tognazzi, di Fellini. Cresciuto con questa passione, poi attraverso il cinema ho scoperto la musica. Però mi piacerebbe un giorno magari scrivere una sceneggiatura o avere un ruolo in un film, cioè una cosa che mi ha sempre appassionato. Quello che diventerò e che sono stato. È stato infine Gene Gnocchi con il suo Sconcerto Rock a chiudere la serie di spettacoli estivi del Festival Euromediterraneo di Altomonte. Dovete sapere che io stasera sono qui sostanzialmente perché non c'è lavoro. Proprio non sai dove sbattere la testa. No, lo dico perché quest'estate mi hanno chiamato solo due feste dell'unità, ma per friggere. Sconcerto perché, siccome sono amante del rock, mi piace prendere in giro tutti i luoghi comuni del rock, quindi sarebbe concerto rock, invece
questa è totalmente una cosa che prende in giro tutto il rock mondiale. Se tocco la suscettibilità di qualche fan, è già successo, di solito mi bucano le gomme della macchina o me la rigano o mi spaccano il vetro, però siccome sono assicurato riesco a far fronte ad ogni evenienza. La ditta Giovanni Bambolone, figli, fanno bambole gonfiabili, le fanno in tutti i materiali, latte, plexiglas, legno massello, porfido, e le fanno con le sembianze che vuoi. Tu vuoi una bambola gonfiabile con le sembianze della Camusso? Loro te la fanno così. Vuoi una bambola gonfiabile con quello sguardo leggermente strabico di Lucia Annunziata? Te la fanno così. Loro adesso lanciano una bambola gonfiabile che quando tu sei lì con lei, arriva suo marito, anche lui gonfiabile, e ti gonfia. Il pubblico ha anche attivamente partecipato allo spettacolo di Gene Gnocchi, che chiude una parte del festival che ha dato grandi soddisfazioni. Devo dire che è stato un grande successo, siamo tutti veramente molto soddisfatti, perché ci sono state serate di musica, ci sono state rappresentazioni teatrali e devo dire tutte le serate hanno riscosso grande successo, abbiamo fatto un gran pienone. Ma il festival Euro Mediterraneo non finisce qui. Il festival noi vogliamo che non finisca, che sia un evento perpetuo, che possa in qualche modo rappresentare e costruire la rappresentazione. A novembre ci vedremo per gli incontri d'autunno e probabilmente anche a dicembre, dove lanciamo un progetto importante legato a Tommaso Campanella, dove cercheremo di elaborare una produzione nostra che possa andare in giro per l'Italia e per portare il nome di Altomonte e il nome della Calabria.